Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. 150 bambini che erano in un orfanotrofio in Ucraina sono alla frontiera tra Ucraina e Polonia e aspettano di scappare dalla guerra. Noi questa mattina abbiamo raccolto un appello, quello di Kalina Saliak. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. È un appello struggente e pieno di umanità quello di Kalina Soliak, 33enne giovane dell'Ucraina, che da Pescara chiede aiuto per la sua gente, soprattutto per la sistemazione di tanti orfani. Alcuni bambini fuggiti alcuni giorni fa da un orfanotrofio per scappare dalle bombe sono riusciti a lasciare il paese, altri sono invece rimasti e sono stati sistemati in case famiglia. L'appello riguarda anche la sistemazione di tante persone che stanno arrivando dal paese, soprattutto di mamme con bambini piccoli. Abbiamo trovato tantissime famiglie disponibili a accogliere questi bambini, siamo davvero tanti. Adesso, ieri erano 150, quello che è informazione, ieri al confine. Adesso stanno al sicuro, non sappiamo dove adesso sono, però stanno al sicuro, questo è importante, che stanno al sicuro. La situazione cambia per altri bambini che non riusciamo a portare al confine, perché per motivi, per tanti motivi, burocratici, logistici, cioè, dobbiamo fare in fretta in questo momento, non possiamo stare tutto questo tempo, non abbiamo tempo. Arrivano anche, vorrei chiedere a persone se mi possono contattare per sistemare, anche dare un sostegno alle mamme con bambini, con un bambino che possono ospitare una mamma con bambino, dare un appoggio, alloggio, un un alloggio, appoggio. sì, un appoggio, un alloggio. Incredibile, quante persone vogliono aiutare, il popolo italiano davvero è meraviglioso. Grazie di tutto, però cerchiamo anche a fare qualcosa per queste mamme che hanno abbandonato tutto e non hanno niente, la situazione è davvero critica e dobbiamo fare in fretta. Chi può aiutare, in qualsiasi modo mi contatti. Possiamo dare un riferimento per il contatto? Sì, mi manda un messaggio con la scritta nome e cognome disponibile, o ospitare un bambino, metto in una lista, o ospitare mamma con bambino, metto in un'altra lista. Qualsiasi disponibilità, anche di cose che mandiamo necessarie, qualsiasi cosa. Chi può aiutare, aiuti, grazie. Sono già partiti da Chieti e continueranno a raggiungere l'Ucraina anche nei prossimi giorni, pulmini organizzati da Don Anatoli, parroco della Chiesa Ortodossa di San Costantinopoli a Chieti Scalo. Farmaci e cibo pronti all'uso sono i beni che occorrono al popolo ucraino in questi momenti. Il servizio di Selenia Secondi. Anche Chieti si mobilita per il popolo ucraino, in particolare la Chiesa Ortodossa che è qui a Chieti Scalo sta organizzando dei pulmini privatamente per portare i beni di prima necessità. È possibile consegnare, tra l'altro, durante tutti i giorni, dalla mattina fino alle 19, chi vuole può venire. Padre Anatoli, cosa state organizzando? Noi abbiamo organizzato due cosiddetti ponti. Una volta, come avete visto, quando più o meno adesso vediamo che stamattina sono partiti due pulmini piccoli, allora questi piccoli furgoncini arrivano in due direzioni. Uno va al confine tra Polonia e Ucraina e un altro va al confine con Romania-Ucraina. Arrivando lì ci sono loro amici volontari, anche volontari dell'esercito che li aspettano, loro scaricano, diciamo, aiuti di prima necessità e quello aiuti di seconda necessità, cioè prima necessità, qualsiasi medicina che toglie il dolore, eccetera, questa è prima necessità e loro subito spero e cerco e prego che portano proprio alla fronte o in ospedale dove c'è bisogno, perché veramente c'è bisogno.
E un'altra seconda necessità, come avete visto, il latte in polvere per bambini, omogenizzati per bambini, le vestiti, scarpe, calze, tutto. Chi volesse portare qualcosa può farlo qui, può venire nella parrocchia di Viale Abruzzo, Chietiscalo, 122, da che ora a che ora? Noi abbiamo fatto per il momento orari così, dalle 9 più o meno fino a 19:20, no? Però mi raccomando veramente domenica per favore non portate niente, perché noi accumuliamo e spediamo, accumuliamo e spediamo, accumuliamo e spediamo, però domenica vedete spazi sono questi. Il preparatore atletico abruzzese dello Shakhtar Donetsk, Marco Marcattili, ha parlato ieri sera nel corso della trasmissione Proteramo della situazione nel Donbass. Per lui, parte dello staff tutto italiano di Roberto De Zerbi, un'esperienza terribile con la consapevolezza di aver lasciato i tanti giocatori ucraini che fanno parte della squadra a difendere la propria terra. Vediamo. Questi giorni sono stati terribili, ma il giorno di oggi non lo so se è peggio, perché essere tornato è normale che ero felice, perché ho una famiglia, figli, ho dei genitori, un fratello. Però oggi è un giorno particolare, un giorno strano, un giorno pieno di malinconia e sto messaggiando tanto con loro lì, perché noi lì abbiamo lasciato tante persone, brave persone, lavoratori, che comunque 7 mesi di lavoro sempre vicini, e quindi era un continuo conoscerli, e adesso vederli che stanno lì, siccome io qualche giorno ci sono stato lì e quindi capisco la paura che possono avere, e poi la situazione sta anche peggiorando, e quindi questo mi fa star male. Forse se rimanevamo in Turchia, ad Antalya, in preparazione, magari eravamo salvi, ma noi, ma soprattutto i giocatori, e soprattutto i giocatori ucraini che sono rimasti lì, perché comunque noi brasiliani siamo andati via, ma gli ucraini stanno tutti lì, è questo che ci fa star male a tutti. Loro se li senti, loro mettono coraggio a te, e quindi è perché loro sono un popolo di lavoratori coraggiosi, orgogliosi, patriottici, e quindi quando tu li messaggi, mandi dei vocali, loro ti dicono sì, qui è, però va bene, migliorerà la situazione, quindi sono tutti fiduciosi, e quindi nelle difficoltà loro non si abbattono, però è normale che io penso che loro stanno soffrendo, perché hanno anche famiglie, figli, e quindi quello è anche un problema grande per loro. Qualche avvisaglia alla fine c'era, e la Farnesina in effetti il giorno prima, il mercoledì, ci ha bombardato i messaggi di andare via, ma a parte non si poteva andare via la sera, perché comunque non possiamo scappare, siamo dei professionisti, c'erano tutti i giocatori lì, e quindi non è che noi potevamo prendere la macchina e partire. Poi il giorno dopo è iniziato dalle 5 di mattina, e quindi non avevi più possibilità di muoverti, voli tutti cancellati, e quindi siamo rimasti lì. Il concerto della National Chamber Ensemble di Kiev, che si terrà a Pescara il 4 marzo, curato dalla Fondazione Pescara Abruzzo e dalla Società del Teatro e della Musica, vedrà anche una raccolta fondi per sostenere l'orchestra, i cui musicisti hanno lasciato l'Ucraina proprio il giorno prima dello scoppio del conflitto. Vediamo. Un messaggio di pace attraverso l'arte e la musica va in questo senso l'iniziativa curata dalla Fondazione Pescara Abruzzo e dalla Società del Teatro e della Musica, che hanno annunciato che il concerto della National Chamber Ensemble Kiev, inserito all'interno del programma della 55esima stagione concertistica della Società del Teatro e della Musica, con il contributo della Fondazione, sarà trasformato in una testimonianza corale di pace, solidarietà e vicinanza al popolo dell'Ucraina da parte delle massime autorità abruzzesi, pescaresi e della comunità di cittadini. Il concerto è previsto per venerdì 4 marzo alle 21 al Teatro Massimo di Pescara. L'ingresso per l'occasione sarà gratuito, ma sarà possibile fare una donazione per chi lo vorrà. I soldi raccolti verranno donati all'orchestra, così come ha fatto la Fondazione Pescara Abruzzo con una ulteriore donazione. Lo so che potrebbe essere imbarazzante partire dalla grande cultura europea della Russia, ma Dostoevskij affidava al principe Minsky
nell'idiota la famosa frase la bellezza salverà il mondo. La musica è il linguaggio più universale e più bello a disposizione dell'umanità e dobbiamo crederci, anche se la tristezza e la violenza di quanto sta avvenendo a danno dei diritti fondamentali e più elementari del popolo ucraino potrebbero indurci alla sfiducia verso il ruolo della bellezza, in realtà non potremo mai immaginare il futuro del mondo senza il diritto di cittadinanza della bellezza. È per questo che la cultura, credo, possa svolgere un ruolo importantissimo come ambasciatrice di pace nel momento forse più tragico che l'Europa sta vivendo dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale. E la Società del Teatro della Musica Luigi Barbara ospiterà l'Orchestra da Camera di Kiev, della quale fa parte anche un italiano. Sì, si chiama Francesco Di Rosa, che suonerà l'oboe. L'orchestra è partita il giorno prima dall'Ucraina, il giorno prima che sono iniziati e che è iniziata la guerra. Quindi un messaggio di vicinanza all'Ucraina e nella speranza che tutto questo prima o poi cessi. Cambiamo pagina, non ha dichiarato che la compagna era ai domiciliari per spaccio di droga ed ha percepito per 2 anni il reddito di cittadinanza. La Guardia di Finanza di Pescara ha denunciato un 30enne pescarese, vediamo. False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza. In questo modo da 2 anni un pluripregiudicato e la compagna spacciatrice percepivano un sussidio di 1000 euro al mese. Gli uomini del Comando Provinciale di Pescara della Guardia di Finanza hanno portato alla luce la pratica fraudolenta denunciando un 30enne pescarese in debito percettore della somma. Tutto è iniziato nel febbraio 2020 quando, come risulta dalle indagini, all'atto di richiesta del beneficio, l'uomo, già schedato per altri reati, ha omesso di comunicare che nel proprio nucleo familiare c'era anche la compagna ai domiciliari per spaccio di droga ed ha dunque intascato l'indennizzo senza avere i requisiti previsti dalla legge. Oltre alla denuncia per illecita percezione del reddito di cittadinanza e per false dichiarazioni, i finanzieri hanno richiesto alla Procura della Repubblica di Pescara il sequestro preventivo dei fondi statali costituenti profitto del reato. Contestualmente è stato bloccato l'accredito delle somme ricevute indebitamente e che dovranno rientrare nelle casse dello Stato. La preventiva informativa sviluppata grazie alle nostre antenne sul territorio, spiega il comandante provinciale di Pescara della Guardia di Finanza, il colonnello Antonio Caputo, ha consentito di individuare soggetti sui quali esperire ulteriori accertamenti per disinnescare il circolo vizioso di percezioni indebita di sussidi economici importanti che non possono finire nelle mani di chi li usurpa. Questa indagine segue un filone investigativo che già nei mesi scorsi ci ha permesso di portare a termine l'operazione Cash Point, sempre in tema di reddito di cittadinanza, ed è l'esempio di come la Guardia di Finanza di Pescara sia presente, vigile per evitare lo sperpero di denaro pubblico. Del resto il reddito di cittadinanza è una misura importante di sostegno al reddito che deve essere erogata per contrastare la povertà, per garantire l'inclusione sociale, ma deve essere garantita soltanto a chi ne ha veramente necessità. Polemiche a Montesilvano per la sabbia che nella zona dove erano state tagliate le siepi nei giorni di vento e mareggiata finisce in strada. Il PD e il Movimento 5 Stelle criticano la giunta De Martinis. Tornano le polemiche a Montesilvano dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, il maltempo che ha riversato sulla riviera tantissima sabbia che ha creato problemi anche agli automobilisti. Voi tornate a battere su quello che è un problema ormai annoso. Sì, un problema annoso, ma direi anche strutturale, perché è evidente che questa amministrazione continua a perseverare senza una visione e un progetto della città futura. E lo è stato questo intervento che ha interessato il lungomare, perché effettivamente quella che veniva spacciata come una riqualificazione del lungomare, che assolutamente non ci vede, ci vede d'accordo, insomma, in realtà non è stata la riqualificazione di un lotto del lungomare, ma un rovinare quello che c'era, cioè rimuovere un cordolo di una ciclabile inaugurata da poco, estirpare le siepi, considerandole come ricettacolo di sporcizia, quindi non è chiaro neppure il concetto di manutenzione e cura del verde, e
rimuovere i tamerici, mettere un paio di panchine dal design piuttosto accattivante ma improprio considerando il tratto di ciclabile, tra l'altro con il fatto che sentiamo il Bluetooth per un'estate, immagino, perché poi la salsedine farà il resto, e i problemi invece sono all'ordine del giorno, perché ad ogni mareggiata vediamo quello che succede, quindi la sabbia si riversa sul manto stradale in più occasioni. Si guarda anche alle possibili soluzioni a questo punto, comunque a cercare di risolvere questo problema, insomma adesso bisogna guardare avanti. Guardi, noi le soluzioni le abbiamo proposte, ne abbiamo dette tante, soprattutto quando il cantiere era in fase di realizzazione siamo stati lì a controllare e abbiamo lì trovato parecchie anomalie, tant'è vero che poi si è aperto un procedimento, credo, dalla prefettura, dalla procura, e quindi voglio dire, noi di questa cosa ce ne siamo occupati. E le soluzioni, torniamo a dire, ci sono, si tratta solamente di attuarle e anche in modo molto veloce, perché noi abbiamo fatto vedere delle soluzioni che ci sono in varie città balneari, dove addirittura ci possono essere, visto che lì quell'area loro vogliono destinarla a un'area di eventi, e ci sono delle panchine che si possono al momento opportuno rimuovere e quindi, voglio dire, realizzare un'opera ben definita proprio per gli eventi che eventualmente si dovranno fare e realizzare. Ci si incontrerà a Teramo venerdì 4 marzo nell'aula magna dell'Ateneo Teramano per parlare del futuro dell'Europa. L'iniziativa promossa dal Consorzio Punto Europa Abruzzo permetterà agli studenti di dibattere su temi comuni con i rappresentanti e le istituzioni europee. Teramo è stata scelta insieme ad altre 7 città italiane per questo progetto di democrazia partecipata. Tania Bonnici Castelli. Incontriamoci a Teramo per parlare del futuro dell'Europa. È l'iniziativa che si terrà all'Università degli Studi di Teramo, promossa dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio e organizzata dal Consorzio Punto Europa Abruzzo. Rappresentanti del Parlamento Europeo e istituzioni nazionali incontreranno gli studenti per un confronto sui più importanti temi europei. Un onore per il capoluogo abruzzino, infatti sono solo 8 le città italiane coinvolte in questo progetto. In un momento cruciale, molto delicato, a dare un segnale di apertura, di riflessione su quello che deve essere un'Europa sicuramente più inclusiva, più solidale, diventa fondamentale. Ma questo non sarà il solo evento, vero? No, la cosa importante è che Palazzo Chigi ha scelto COPE per organizzare appuntamenti con un forum per i cittadini anche nelle Marche, in Abruzzo con un nuovo appuntamento, in Molise e in Puglia. È un segnale di grande attenzione che il governo dà a questo consorzio teramano, che sempre più si fa strada e viene riconosciuto come un ente affidabile, serio, concreto, che può dare, diciamo, un supporto al governo italiano. Gli incontri sull'Europa del futuro si svolgeranno anche nelle altre città italiane, prevalentemente all'interno delle università, luoghi di conoscenza, di cultura e di pace. L'Ateneo di Teramo in particolare da sempre favorisce politiche di integrazione e progettualità europee comuni. Sapere che la nostra città tra poche in Italia possa ospitare un evento di questo tipo è molto importante, consentitemi di ripeterlo, insomma, tutte le popolazioni che in questo momento stanno soffrendo, penso, ma semplicemente in ordine di tempo, all'Afghanistan e quindi al nostro progetto di ospitalità degli studenti, e penso soprattutto all'Ucraina. Ieri abbiamo, come Senato accademico, fatto un comunicato importante in assonanza con la CRUI e con la rete delle università per la pace. Siamo pronti ad attivare dei percorsi di accoglienza anche per studenti ucraini. Ricordo ovviamente anche la Carta di Teramo, quindi il nostro impegno per la cooperazione per lo sviluppo. Quindi ecco, questa riflessione che si svolgerà venerdì si inserisce, insomma, in questo ambito importante per il nostro Ateneo. Sino al 6 marzo nella sala Ipogea di Teramo si potrà visitare la mostra del fumettista teramano Mimmo Polomineo, recentemente scomparso. A curare l'iniziativa dal titolo Tratto di Lava sono stati gli amici di Mimmo in collaborazione con l'associazione culturale Teramo Nostra. Il servizio.
Ottava è una mostra da non perdere. Nella sala Ipogea di Teramo, sino al 6 marzo prossimo, si potranno ammirare le opere di Mimmo Polovineo, pittore, fumettista e illustratore teramano recentemente scomparso. A promuovere l'evento culturale gli amici di Mimmo, in collaborazione con l'associazione Teramo Nostra, che hanno cercato di restituire ai visitatori una visione d'insieme della poliedrica attività dell'artista mai dimenticato. Questa mostra è stata pensata dagli amici di Mimmo per ricordare a noi stessi Mimmo, che ci manca tantissimo, e soprattutto per farlo conoscere la città di Teramo, che diciamo, lui, essendo stato trasferito molto giovane per gli studi e per lavoro in Lombardia, è rimasto sempre su. Però questo non si viene a niente, perché Mimmo tornava sempre a Teramo, sempre, ogni occasione era buona, tant'è che aprì in un certo periodo della sua vita uno studio grafico a Piazza Martiri, ad Prode, e ha collaborato in quel periodo con diverse case editrici di Teramo, facendo anche diversi marchi a diversi locali storici della città. Era molto poliedrico come artista, dipingeva su tutto, col tempera, olio, su porte, finestre, su tovagliette del ristorante, quindi, e queste sue opere infatti erano sparse un po' ovunque tra gli amici, dei conoscenti, quindi anche organizzare questa mostra è stato un po' difficoltoso per ritrovare tutto questo materiale un po' sparso. Troppe opere abbiamo trovato, ne mancano ancora tantissime sicuramente, speriamo un altro giorno, con un'altra occasione, di poterle riproporre alla cittadinanza di Teramo. E ora lo sport. Alessandro Sorrentino ha sottoscritto stamani il suo primo contratto da professionista col Pescara. Il giovane portiere ha firmato per 5 anni. Intanto resta ancora l'amaro in bocca in casa Pescara per il KO in extremis a Modena, ma i progressi visti nelle ultime 2 partite sembrano la base su cui il Delfino può imperniare la parte finale del campionato, a iniziare dalla gara di domenica all'Adriatico contro il Siena. Vediamo. La sconfitta di Modena lascia l'amaro in bocca perché immeritata, maturata all'ultima azione e perché condizionata dalla mancata concessione di un calcio di rigore nel primo tempo, fallo di Piacentini su Cernigoi. Un epilogo che in casa biancazzurra ha suscitato comprensibile nervosismo nel dopogara, perché al Braglia si sono visti un atteggiamento e una personalità che andranno mostrati da qui alla fine della stagione, con il fine ultimo di strappare la migliore posizione possibile in classifica e disputare dei playoff da protagonisti. Della gara di Modena resta l'autorevolezza e la compattezza avute per almeno 70 minuti. Inaridite le fonti di gioco principali degli avversari, Gerli e Tremolada, baricentro alto e un centrocampo che non si trova in balia o in inferiorità rispetto a quello avversario, specie quando questo è di lignaggio. Il 3-4-3 si è dimostrato un assetto fragile contro le squadre forti, basti vedere l'ultimo atto a Reggio Emilia. Già con Lentella, Auteri ha scelto di giocare con 3 centrocampisti di ruolo, Pontisso e Pompetti mediani e Diambo trequartista o comunque uomo di raccordo tra le linee. A Pesaro però Auteri ha forse trovato la formula migliore, riproposta anche a Modena. Un mediano basso davanti alla difesa, Derisio con compiti principali di schermatura, Pontisso e Pompetti mezzeali in piccola parte sgravati da alcuni compiti in copertura, in grado di supportare l'azione d'attacco senza lasciare la mediana in inferiorità. I benefici sono stati tangibili. Unica controindicazione, dipesa anche da un mercato fatto per il 3-4-3, la mancanza di alternative per gli infortuni di Diambo e Memusciai. A sacrificarsi sono stati Zappella a Pesaro, peraltro andato in gol dopo l'avanzamento, e Nzita a Modena. Pontisso non al massimo, non ne aveva più, e dopo la sua uscita il Modena ha guadagnato campo per poi andare in forcing dopo l'inutile entrata di Drudi, costata l'inferiorità numerica. Pescara, che ha pagato anche la scarsa incisività sotto porta e alcuni errori in fase di rifinitura, di fatto gagno inoperoso a fronte di pericoli potenziali. È una mancanza di malizia nel finale rimarcata anche da Auteri. Nelle prossime gare però servono ulteriori conferme, e i recuperi di Diambo, magari già da domenica, e poi di Memusciai potranno aiutare a dare stabilità al nuovo assetto. Nota a margine, Franco Ferrari. Se è stata una scelta tecnica tenerlo in panca 90 minuti con la capolista, ciò è incomprensibile. Non si può non sfruttare contro i più forti il bomber della squadra, l'unico calciatore in doppia cifra. È vero che le partite ravvicinate possono indurre al turnover, è vero che c'è stata la giornata di squalifica, ma escludendo dal computo la gara del Benelli, mandarlo in panchina 3 volte nelle ultime 5 partite è sembrato troppo, così come sembra troppo che da quando sia arrivato Cernigoi, 5 gol al Seregno e 1 al Pescara, abbia giocato 336 minuti contro i 296 di Ferrari. A Modena l'argentino non è entrato e Auteri come centravanti gli ha preferito addirittura Dursi. Può essere solo e soltanto una scelta tecnica?
Quattro vittorie nel 2022, come in tutto il girone di andata, ma soprattutto la forza di risalire da situazioni di svantaggio anche clamoroso. Con queste premesse il Teramo domenica va a Cesena per provare un blitz, avendo messo in cascina un bel pezzo di salvezza. Jacopo Forcella. Serviva un'inversione di tendenza e l'inversione di tendenza è arrivata. Il 2022 del Teramo ha visto il cambio di marcia, più di un punto e mezzo a partita per la formazione di Federico Guidi, ma soprattutto lo stesso numero di successi, 4, che il diavolo aveva messo insieme in tutto il 2021 in un girone e una partita, quella in chiusura d'anno contro la Virtus Entella prima del girone di ritorno. Due pareggi, quelli con Pistoiese, Albonolis e Gubbio in trasferta, ma anche la capacità di non crollare una volta in svantaggio. E la partita di domenica a Cesena, giocata al Bonolis lo scorso ottobre, fu l'emblema di una tendenza preoccupante nel girone d'andata che il Teramo si è trascinato anche con Aquila Montevarchi, Carrarese, Reggiana e Ancona. Il crollo, il 4-0 rimediato contro i bianconeri, aprì la strada a un'incapacità di rimanere in partita, quella che il Teramo sembra aver ritrovato trovando addirittura stimoli superiori quando soccombe nel punteggio. Non si spiegano in altro modo le due rimonte completate, quella incredibile con la Viterbese e col Grosseto e quella mancata di un soffio a Gubbio, durante la quale, fosse arrivato il rigore per il mani di Migliorini nel finale, il diavolo avrebbe completato la risalita per l'ennesima volta. Cambiato lo spirito dunque, anche contro il Grosseto si è visto il volto di una formazione che subisce ma poi riparte. L'inizio in tono minore, la rete che sembra gelare le speranze e poi la marcia verso i tre punti. Indizi inconfutabili, sostenuti anche da un centravanti come Filippo D'Andrea, letale in zona gol, anche come attaccante di riferimento, nonostante il fisico non lo suggerirebbe. L'assenza per squalifica di Bernardotto al Manuzzi per questo potrebbe non essere un problema irrisolvibile. Molto più pesante invece quella in mediana di Rossetti, che in coppia con Arrigoni aveva trovato distanza ed equilibrio. Per questo in zona mediana si apre la corsa al sostituto, con Viero favorito su Fiorani e De Grazia anche per caratteristiche strutturali, a meno che Guidi non voglia tornare ad un centrocampo con un costruttore di gioco e due interni. Nel qual caso la presenza di Viero sarebbe comunque molto probabile e rimarrebbe il ballottaggio dall'altra parte, De Grazia Fiorani. Dietro invece solita incognita su chi a questo giro potrebbe avere un po' di riposo. Con il Grosseto è stato fuori Kodromaz, ma probabilmente è Jacoponi allo stato attuale a dover lavorare di più per mettersi al pari con la condizione dei compagni di squadra. Con la conferma della difesa 3 dunque Kodromaz, Soprano e Pinto, con i 4 invece Soprano e Pinto con Mordini a sinistra e Aziosmanovic a destra, che sarebbero comunque titolari con i 3 dietro ma spostati qualche metro più avanti come esterni in centrocampo. Il tutto con la forza dei 33 punti in classifica, che in questo momento consentono al Teramo, vicenda extracampo a parte, di poter andare a giocarsi la gara senza troppe remore sul campo di un avversario che ha avuto comunque qualche balbettio di troppo. In Serie D è un mercoledì di recuperi in campo Notaresco e Castelnuovo e noi andiamo al Savini di Notaresco per Notaresco Porto d'Ascoli, in collegamento Jacopo Forcella. Buon pomeriggio Jacopo. Buon pomeriggio Andrea, hai detto bene, giornata di recuperi questo mercoledì per il girone F di Serie D. Il Notaresco affronta il Porto d'Ascoli per la quinta di giornata di ritorno. Avrebbe dovuto disputare domenica, ma che per le condizioni di vantaggio è rinviata proprio la giornata di oggi, oggi in cui invece è giornata in cui splende un bel sole sul Notaresco. Andiamo subito a vedere le formazioni, dicendovi che nel Notaresco c'è una grande novità, ovvero un sistema di gioco. Ho cambiato non il 4-3-3 ma 4-2-3-1 per il rosso blu di Massimo Rifani, Sciva tre pali, Torrini, Carlo Speranza e Bellardinelli che dunque scala sulla posizione di sinistra in difesa, Brune Guerra in mezzo, poi Valenti, Pablo Stelletti con le spalle di Maio, in panchina Mariano, Frederic, Pesce, Lopez, Petruzzi, Massarotti, Bucciarelli, Bana, Dorato e Cigna. 4-3-3 invece per il passato di Ciampelli, testa tre pali, Sabatini, Bassanacqua, Sensi e Pasqualini di Frisa, Merdesi, Vangelisti e Petricci, centrocampo Spagna, Molano e Battista davanti, a disposizione Finori, Petrino, Sapone, Alisti, Marini, Massi, Clerici, D'Alessandro, Pietro Paolo, allenatore con il diretto è Davide Ciampelli, arbitro dell'incontro Giuseppe Mascaro della sezione di Matera, assistenti Rastelli di Ostiavedo e Passaro di Salerno. Le squadre sono ancora negli spogliatoi, per il momento è tutto dalla Salini di Notaresco, linea che può tornare allo studio.
Grazie Jacopo. Castelnuovo che invece scende in campo al Mancini di Fano in quello che è uno scontro diretto in chiave play-out. Vediamo le formazioni ufficiali attraverso la distinta. Fano in campo con Olivieri, Zanolla e Manè, Zanni, Vavassori e Trillo, Serges, Scoppa, Broso, Casolla e Tortori. Il tecnico è Raimondo Catalano. Risponde il Castelnuovo di Guido Di Fabio con Alonzi, Pulsoni e Sanseverino, Casimirri, Foglia e Terrenzio, Degidio, Alfieri, Bubalo, Lorenzo Emili e Scacco. Dirige Julio Silvera della sezione di Valdarno. Si gioca anche il recupero tra Monte Giorgio e Trastevere. In chiusura TV6 si stringe intorno alla famiglia Rabottini per il lutto che ha colpito Luciano, storico ideatore della trasmissione di Ciclismo Velò. Ieri sera è venuto a mancare il papà Romolo all'età di 93 anni. I funerali si terranno domani mattina alle ore 11 nella chiesa di San Marco Evangelista in via Aldo Moro a Pescara. Da parte dell'editore, del direttore e di tutta la redazione di TV6 le più sentite condoglianze a Luciano Rabottini e alla sua famiglia. È tutto per questa prima edizione del TG6, a breve tutti i servizi che avete visto saranno disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.